Ciao amici blu cerchiati, bentornati. Finisce il girone d'andata, finisce con due vittorie consecutive. Dopo quella contro l'Udinese in casa, battiamo anche il Parma al Tardini 2-0 al termine di una prestazione non perfetta in assoluto, iniziata con qualche dubbio, con qualche scricchiolio in difesa, perché c'era da prendere confidenza con il nuovo modulo tentato per la prima volta e messo in campo da Ranieri, con due punte e il trequartista e un centrocampo a tre. Comunque alla fine giriamo al termine dell'andata con 26 punti e dalla parte sinistra della classifica, quindi c'è di che essere ottimisti. Andiamo a vedere la prestazione e le prestazioni dei singoli con le pagelle, iniziando da Emil Audero, che mette il sigillo su un girone d'andata da grande protagonista, 7 per il nostro portiere, tra i migliori in campo, è decisivo nell'ottica del risultato finale, perché mette 3 parate nella sua prestazione che sono determinanti: quella su Gervinho a sporcare il tiro dell'ivoriano sul palo, l'uscita su Gervinho lanciato in campo aperto e poi anche un po' di concessione ai fotografi nel tuffo sulla bomba centrale di Kučka nel secondo tempo. Ha sottolineato anche mister Ranieri il rendimento salito decisamente di tono in questa stagione da parte di Emil Audero dopo quella scorsa un pochino altalenante a livello di prestazioni. Difesa che porta a casa il secondo clean sheet, ed è stato un tema sottolineato da tutti quelli che hanno parlato della Samp nel post partita, da mister Ranieri a Emil Audero a Yoshida. Clean sheet grazie a una buona prestazione della difesa che è stata sotto pressione. Berezinski, iniziamo dal polacco che ha finito con la fascia di capitano dopo l'uscita di Quagliarella, 6 per il terzino destro polacco. Ha insistito tanto il Parma da quella parte, ovviamente giocava Gervinho, Berezinski spesso l'ha accompagnato verso il centro, allora a quel punto lo prendevano altri. Lui ha tenuto botta comunque, nonostante che Andreva non lo supportasse tantissimo e sempre nella fase difensiva. Mi ha fatto esultare quasi come a un gol la sua chiusura al 75esimo su Gervinho, che lo puntava dentro l'area entrando sempre dal lato corto di sinistra del fronte d'attacco del Parma. Berezinski prima gliel'ha sporcata, poi si è messo davanti col corpo ed è ripartito. Da segnalare che lui all'azione offensiva solitamente partecipa poco, ma è stato intelligente, utile, fatto bene coi tempi giusti il movimento sull'azione che ha portato al gol dell'1-0 di Yoshida, perché ha portato via l'uomo, il raddoppio a Candreva, che quindi ha avuto spazio per lavorarsi il cross, effettuarlo. Il Parma ha pasticciato e Yoshida ci ha portato in vantaggio. Passiamo proprio a parlare del giapponese, che prende 7, un signore al centro della difesa, secondo me, giapponese ex Southampton, inizio shock con quel buco che ha permesso a Gervinho di servire Kučka, e lì c'è stato il salvataggio di Colley che ha salvato dalla figuraccia il suo compagno di reparto. Dopo partita di sicurezza, di grande precisione nei passaggi, ne ha sbagliato soltanto uno in tutta la partita, ne ha fatto uno un po' leggero nell'appoggio a Silva, che poi ha portato al contropiede di Gervinho, stoppato in uscita fuori area da Audero. Un paio di chiusure da parte di Yoshida con lo smoking, con la finta e portando palla fuori dall'area a testa alta, e il suo primo gol in maglia blu cerchiata, che sicuramente non guasta. Chanin sta diventando un leader di questa squadra, il giapponese, aiutato da Omar Colley, come detto, 6,5 per il gambiano. Se vogliamo utilizzare la metafora della spada, se Yoshida usa il fioretto, Colley non si fa assolutamente problemi a utilizzare la sciabola. Se vogliamo usare invece un riferimento alle forze di pubblica sicurezza, poliziotto buono Yoshida, poliziotto cattivo Colley, che annusa ed è bravo a annusare il pericolo nell'azione del buco di Yoshida. Anche lui gioca tanti palloni, così come l'Udinese. Anche il Parma non ci pressa dall'inizio azione, quindi sono costretti Yoshida e Colley a giocare tanti palloni corti, lo fanno con buona precisione senza prendersi particolari rischi. Solita giocata, c'è una giocata da punto interrogativo sempre nella partita di Colley, questa volta è quel campanile praticamente verticale perpendicolare al terreno che spara in area dopo la parata di Audero sul tiro di Kučka. Comunque la Samp ne esce senza ferite, bene Colley, bene tutta la difesa, bene anche Tommaso Augello, tornato su ottimi livelli quando non deve troppo preoccuparsi solo di difendere e quindi può attaccare, può partecipare spesso all'azione offensiva. Gioca bene, si diverte, corre. Voto 7 per l'ex Spezia,
che appunto gioca la partita che gli piace in costante produzione offensiva, la Samp grazie a lui può praticamente costruire a tre con Beresinski che rimane più bloccato e Augello che spinge e tanto dalla parte sinistra. Il Parma gli manda spesso Cornelius da quelle parti a saltare sfruttando il mismatch fisico, comunque Augello rimane solido e è attento anche nelle coperture, nelle diagonali. Bene. Passiamo al centrocampo, tra l'altro tornando ad Augello, Augello è stato il giocatore della Samp che ha toccato più palloni ed è un buon segno secondo me perché non potendo sempre passare dai giocatori più qualitativi che ovviamente sono marcati in zone pericolose del campo, ogni squadra è costretta a passare da terzini ed esterni che spesso hanno un po' più di spazio trovandosi in zone periferiche del campo. Bene che succeda ad Augello e il secondo a toccare più palloni è Candreva, schierato in questa inedita alla Samp. Posizione di mezzala destra, 6 e mezzo per l'esterno arrivato dall'Inter e lui appunto che spesso deve fare il regista essendo schermate le ricezioni per Silva che invece ha giocato da mediano basso davanti alla difesa nei tre della mediana di Ranieri. Crea lui, come detto, l'azione dell'1-0 con il cross su cui poi Cornelius regala il pallone a Yoshida. Iniziano a essere tante le azioni dei gol della Samp in campionato in cui Candreva ci mette lo zampino con il cross, con l'assist, con il rigore guadagnato, insomma è successo con il gol che lui ha realizzato contro lo Spezia, si è guadagnato e ha segnato rigore contro l'Udinese, ha segnato contro l'Inter, sempre su rigore, è rigore pesante però, quindi solo per dire quelli del 2021. Come detto, partito mezzala nel secondo tempo, quando è entrato Damsgaard, leggero cambio di modulo con un passaggio alla difesa a 3 più stretta dietro, Candreva si è allargato un po' a fare tutta la fascia di destra per cercare di bloccare e chiudere quegli spifferi che si creavano appunto nello spazio tra Beresinski, Yoshida e Candreva. Lì spesso il Parma con Pezzella e con Gervinho andava. È un po' leggero, come detto, in fase difensiva che sappiamo non essere esattamente la sua attività preferita in campo. Comunque continuano a essere positive e utili le prestazioni di Antonio Candreva, che è un giocatore che divide tanto anche a livello di discussione tra i tifosi, ma secondo me è necessario per questa squadra e da sottolineare, da non sottovalutare, secondo me, sono i suoi cambi campo col sinistro, quando l'azione è a destra e la palla ce l'ha lui, però è tutto chiuso, la sua capacità tecnica di calciare con entrambi i piedi e cambiare il gioco, sventagliare, andando a trovare Augello tutto solo dalla parte opposta, permette alla Samp di respirare e di impostare una nuova azione promettente. Abbiamo detto del centrocampo nel cui cuore giocava Adrien Silva, 7. Finalmente Adrien Silva, non vedevo l'ora di vederlo in questo ruolo e in questo ruolo Adrien Silva ha sfoderato una prestazione molto molto bella, anche soddisfacente a livello estetico. Finalmente il migliore secondo me a livello di Yoshida Audero come prestazione, ma mi piace mettere lui perché è stato il simbolo di come la Samp può giocare in modo un po' più accattivante con questo modulo. È un sistema che è casa sua, vertice basso con due mezzali a fianco, ci ha messo eleganza, ci ha messo palleggio, pause, finte, ha dettato lui il ritmo della manovra, il più esaltato da questo cambio modulo e non ha disdegnato anche la partecipazione alla fase difensiva con i recuperi. Mezzala a sinistra ha giocato Torsby, 6 per il norvegese, poi si è messo mezzala a destra quando siamo passati al cambio modulo al 3-5-2 con l'ingresso di Damsgaard, che è andato invece a fare la mezzala a sinistra. Ricordiamo sempre la solita statistica che è scontata, ma che Torsby sostanzialmente rispetta ad ogni match, cioè quello che corre di più, con i suoi 12 km rotti anche in questo match. Ha in questo sistema meno responsabilità in impostazione, secondo me un bene sia per la Sampdoria sia per lui che può preoccuparsi di fare il lavoro fisico che più gli si addice. Era comunque un po' spaesato, soprattutto all'inizio partita, ho notato che è stato uno dei più richiamati da Ranieri dalla panchina per le posizioni da rispettare e per i tempi delle uscite. Comunque bene ancora Morten Torsby, bene anche Gaston Ramirez, 6 e mezzo per l'Uruguay in una partita che magari non è brillantissima a livello di rifinitura, e anche lui però con questo modulo facendo il trequartista dietro a due punte è nella sua comfort zone, aggiunge qualità al palleggio, quando abbiamo visto la palla verticale da Silva a Ramirez abbiamo rivisto dei momenti di Samp alla Giampaolo che insomma come qualità di gioco non mi dispiacevano, ecco, mettiamola così. Controlla in fase difensiva la regia del Parma di Kurtic e l'impostazione del gioco della squadra di D'Aversa, riassumendo queste due fasi, la rifinitura e il recupero,
nell'azione del gol del 2-0. Certo, è un regalo del Parma anche quello, perché Hernani sbaglia un pallone abbastanza grossolanamente, però Ramirez c'è, lo lavora bene, lo dà Keita coi tempi giusti. Nel 2021 è un altro giocatore. L'uruguagio a questo punto dispiacerebbe vedendolo giocare così, perderlo a zero a giugno. Vediamo che novità ci saranno a livello di rinnovo del contratto che scade appunto tra qualche mese. Gli attaccanti. Siamo partiti con due punte, come detto, punte che non hanno sfoderato una prestazione scintillante a livello di palle gol, però hanno, secondo me, giocato una partita funzionale alla squadra. Una delle due ha segnato, e partiamo da lui, partiamo da Keita Balde, che secondo me è da 6, perché a parte il gol non brilla tantissimo, però si applica in copertura. Ranieri sottolinea la partecipazione nel post partita degli attaccanti alla fase difensiva. Per giocare con questo modulo ci vuole che la squadra rimanga corta, e quindi Keita e Quagliarella si sono spesi in rincorse all'indietro e in applicazione difensiva. Il gol del 2-0 comunque va fatto, non è un dettaglio, cioè riceve, d'accordo, al limite dell'area un bel pallone di Ramirez, però deve fare l'uno contro uno, deve spostarsela sul sinistro, deve prendere la porta, deve battere Sepe, tutte cose che un attaccante di Serie A può fare, lui le ha fatte e andavano fatte. Bene, Keita. Secondo me bene anche Quagliarella, magari qualcuno non sarà d'accordo perché è l'ennesima partita in cui non graffia, non ha occasioni, però dopo quasi un girone di completo gioca con un attaccante vicino, è un sollievo per lui che comunque non fa, come detto, rientrare, mancare i rientri fino alla propria area di rigore. Le due rabone, secondo me, una da un lato e una dall'altro, sono un segnale che con questo sistema di gioco e con un compagno che lavora vicino a lui, Fabio Quagliarella si diverte di più. E quindi, avendo anche delle alternative da mettergli vicino, perché abbiamo tanti giocatori complementari a lui, potrà divertirsi e essere utile alla Sampdoria in questo girone di ritorno. È un tema anche il fatto dei giocatori che sono subentrati in questa partita, cioè sono subentrati tutti i potenziali titolari, e quindi questa è una squadra che, se fisicamente sta bene, se ha tutti a disposizione, al netto della difesa in cui manca ancora qualcosa numericamente, si può divertire. Io do 6 a tutti quelli che sono subentrati, perché sono entrati quando nel secondo tempo la partita era già stata sistemata a livello di punteggio, andava solo gestita, controllata. È entrato Ekdal, per esempio, che appunto io do 6 a tutti i subentrati, quindi bene Ekdal, che ha proseguito senza alcuna sbavatura il lavoro fatto da Silva in cabina di regia, ha fatto 8 passaggi, li ha fatti tutti giusti, non ha sbagliato neanche uno. È entrato Damsgaard al posto di Keita e ha aggiunto preoccupazione al Parma, alla difesa del Parma, quando Keita stava calando e ha sfiorato il terzo gol, bella parata di Sepe. È entrato Yankto, che forse è l'unico che in questo modulo è poco felice, in questo cambio modulo, perché nel 4-3-1-2 potrebbe fare la mezzala, ma credo che preferisca fare l'esterno più largo. E ha partecipato alla costruzione del gol del 3-0. È entrato anche Ernesto Torregrossa, che stavolta non ha timbrato, ma ha allungato il Parma, difeso e lavorato qualche pallone lì davanti quando serviva. È entrato anche Valerio Verre, dei subentrati, quello che ha fatto un pochino più, che ha avuto più difficoltà perché ha perso un paio di palloni appena entrato, poi però si è calato nel clima della partita, si è preso quei due o tre falli che hanno permesso alla Samp di far trascorrere il cronometro e condurre in porto questa preziosissima vittoria che, come detto, ci fa chiudere in modo soddisfacente il girone d'andata. Sottolineo, non è stata una prestazione perfetta, non va tutto benissimo, perché anche con l'Udinese abbiamo vinto, abbiamo fatto fatica, col Parma il Parma ha preso due legni, e quindi ci sono cose da migliorare, ma è promettente intanto l'impostazione della squadra, il fatto che Ranieri, avendo tutti a disposizione, sia incuriosito dalla possibilità di vedere una squadra un po' più spregiudicata. Dubito che vedremo questo modulo contro la Juventus, che è il prossimo impegno di sabato a Marassi. Comunque, voto 7 a Ranieri, perché oltre alla formazione di partenza mi è piaciuto anche nella lettura durante il match. Abbiamo detto del cambio modulo in corsa con il passaggio alla difesa a 3 per evitare, calmare, raffreddare la reazione del Parma, e poi una chiusura, se non ho visto male, alla fine con di nuovo il 4-4-1-1 con Verre dietro Torregrossa. Comunque la lettura durante la partita mi è piaciuta. Quindi possiamo guardare con ottimismo al girone di ritorno, vedendo se il mercato ci porterà ancora qualcosa. Arriva la Juventus e nel frattempo godiamoci questo momento molto molto buono della squadra di Claudio Ranieri. Grazie a tutti, aspetto i vostri commenti qui sotto, seguiteci sui canali Instagram, YouTube e Twitch. Ciao!